Buongiorno a tutti, rieccomi con una golosissima e sfiziosa ricetta. Quest'oggi ho deciso di preparare una torta salata un po' particolare. Chiuderò la torta con un coperchio realizzato con la tecnica intreccio. Ci vuole un po' di pazienza, ma il risultato finale è troppo bello. Con questa tecnica potete realizzare anche le crostate. E ora, cosa aspettate? Venite con me in cucina! In una teglia da forno, alla base adagio un cerchio di carta forno e in più ho ritagliato un cerchio, sempre di carta forno, del diametro superiore della teglia. Con l'aiuto di un mattarello, stendo un panetto da 250 g di pasta sfoglia e realizzo una sfoglia piuttosto sottile, circa 3 mm. Rivesto la teglia e taglio l'eccesso di pasta. Con i rebbi della forchetta bucherello il fondo. Ora vi mostro come realizzare il coperchio intrecciato. Ho steso altri 250 g di pasta sfoglia. Con l'aiuto di una bacchetta di legno, larga 2 cm, ricavo delle strisce. Ora che la pasta sfoglia è tutta tagliata, vi mostro come realizzare l'intreccio. Ci vuole un po' di pazienza. Ecco come si presenta una volta inserite tutte le strisce di pasta. A questo punto adagio il cerchio di carta forno sull'intreccio e con un coltello ritaglio della grandezza giusta. Ho rimosso l'eccesso di pasta sfoglia e ora metto il cerchio nel congelatore a congelare. In questo modo sarà più facile metterlo sopra la torta. Nel frattempo preparo il ripieno. Utilizzerò 500 g di patate lesse, 300 g di asparagi lessi, 70 g di mortadella, 50 g di gruviera grattugiata grossolanamente, 30 g di pan grattato, un uovo. Ho schiacciato le patate, aggiungo il pan grattato, la gruviera, la mortadella tritata, gli asparagi tagliati a tocchetti e l'uovo. Mischi il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Verso il ripieno nella teglia e livello con il dorso del cucchiaio. A questo punto adagio la griglia, ormai solidificata, e spennello con un pochino di latte.
Metto la teglia in forno e lascio cuocere a 200 gradi per circa 35 minuti o fino a quando risulterà bella dorata. La torta salata con intreccio è pronta. Questo piatto è proprio buono e appetitoso. Buon appetito! Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!